Intanto grazie allora a Laura Pighi, è stato fin dall'inizio un contatto molto amichevole, schietto, molto aperto, internazionale. Sono molto felice che questa serata oggi si svolga in collaborazione con il Comitato di Verona della Società d'Arte dei Ghiri. Per me è una grande gioia tornare in Italia, nella mia regione, nel Veneto, io sono di Venezia, e poter parlare di questo tema appunto nazionale, appunto non soltanto all'estero ma anche nella mia patria. Vedrete che in questa presentazione ci saranno due punti che mi stanno particolarmente a cuore e che sono tutti documentati anche dalle immagini che vi mostrerò. Si tratta da un lato dell'identità che si va formando in Italia, non soltanto l'identità politica e sociale, ma appunto anche intellettuale e artistica. Quindi durante questo processo di unificazione, no, dello Stato e della nazione italiana, si verifica in parallelamente a livello culturale anche questo trovare una propria identità anche artistica. Quindi c'è da un lato questo sviluppo di un'arte nazionale che riflette appunto l'aspetto, la tradizione e una serie di cose caratteristiche italiane, da un lato anche una sorprendente apertura a una serie di aspetti europei e quindi internazionali, cosa che da l'arte del intorno al Risorgimento, l'arte della seconda metà dell'Ottocento, un aspetto anche molto moderno, secondo me. In effetti, quello che interessava a Cremona non era tanto trasmettere l'atmosfera, sì, senz'altro anche, però a lui interessava moltissimo la relazione fra i corpi e l'ambiente circostante. No? Per esempio, gli interessava rappresentare una certa durata anche di certe azioni, di certe scene. E quindi quello che lui fa è più che persone sfocate, sono persone mosse, e questa è la differenza fondamentale. Ed è anche una cosa che piacerà molti decenni dopo, ancora, per esempio, agli avanguardisti italiani e futuristi, che infatti si ricollegano a questo tipo di pittura perché è talmente moderna, rappresenta non soltanto una scena statica, ma il movimento e anche questo collegamento tra i corpi e la circostante. Ed è una cosa fantastica se pensate quando ci troviamo, nei 70 dell'Ottocento. Anche una cosa che rivela questo aspetto temporale è il fatto che i titoli abbiano spesso dei tempi, dei modi verbali indefiniti, per esempio all'infinito o al gerundio, come ripassando la lezione. No? Similmente qui abbiamo la melodia che in ascolto, quindi non ragazze che suonano, ragazze che ascoltano. Se vi ricordate di Silvestro Lega, il canto dello stornello, no? C'era un quadro che vi ho mostrato dove queste tre ragazze suonavano al piano e cantavano. E che differenza che c'è? Siamo negli stessi anni, e però Cremona si interessa non per la ragazza che suona una certa melodia, ma per la melodia stessa. Abbiamo quindi di nuovo questa situazione complicata dell'arte che un concetto astratto viene espresso attraverso delle figure concrete. Abbiamo praticamente un'allegoria qui di nuovo. Non è una ragazza che suona con una faccia, con un nome identificabile, ma è la melodia stessa che nasce da questo movimento, da questa passione, la passione stessa per la musica. Similmente a destra, e non solo ragazzi che ascoltano così, ma in ascolto, l'ascolto stesso della musica. Quindi il tema di tutti e due è evidentemente questo sentimento, la musica stessa, la melodia, che è una cosa fantastica, che abbia trovato la forma e anche i colori per esprimere in maniera tanto sensibile. Il divisionismo, come dicevo, è una tecnica, non è una distinzione di contenuto. Praticamente nel divisionismo abbiamo esattamente le due tendenze del movimento dei macchiaioli, dell'impressionismo italiano, ovvero un movimento realistico, no? Viene chiamato spesso anche in Italia verista, naturalmente come parallelo della situazione letteraria. Abbiamo la letteratura verga, che si interessa di certi ambienti, anche di socialmente di solito ignorati, i contadini eccetera, esattamente come fattori e come altri. E abbiamo da un altro lato, accanto quindi al versante veristico, più impegnato socialmente, il movimento invece simbolista. Con Segantini abbiamo esattamente l'altro orientamento, non ci si immerge nella realtà sociale contemporanea, ma ci si allontana da essa. Lui era un grande amante dell'ambiente così montano, alpino, ha passato un sacco di tempo in Engadina, aveva stesso italiano, ma ha passato un sacco di tempo in Svizzera, e ha trovato proprio in questi ambienti montani una grande fonte di ispirazione.
ma i suoi quadri non sono semplicemente banali paesaggi, perché parliamo di simbolismo nei suoi riguardi, proprio perché li prende lo spunto da paesaggi veri, paesaggi visti, e vuole rappresentare qualcos'altro. Ci mette un sacco di proprie idee dentro. Lui parlava anche veramente della pittura come di un'arte che non doveva semplicemente copiare dalla realtà, no? E che non era anche, non doveva servire a nient'altro. L'arte per l'arte è un concetto che comincia a diffondersi adesso negli ambienti intellettuali, specialmente artistici, tra fine secolo e inizio del XX secolo, per esempio anche con i liberty, quindi questa tendenza anche verso il decorativo, no? Sono contenuti eterni, contenuti umani, ma anche cosmici, che diciamo travalicano il nostro aspetto più mortale. E quindi aspetti in realtà anche molto poetici e filosofici. Quindi grazie per il vostro interesse e spero di avere fatto sapere qualcosa di più. Grazie.